Di ogni uomo è la sua letteratura privata. Questo l'ha detto lo scrittore e filosofo britannico Aldous Huxley. La memoria, i luoghi dell'infanzia e della propria vita restano impressi per sempre dentro di noi, riaffiorando in maniera inconscia quando meno ce lo aspettiamo. Anche in Paul McCartney i luoghi della memoria sono zone di luce, in cui la storia esce dalla sua dimensione temporale e continua ad essere presente e visibile anche nella contemporaneità del presente. La sua Liverpool, che abbiamo narrato in questo libro, io, Michelangelo Iossa e Riccardo Russino, la sua Liverpool prima con i suoi bus, le sue strade, i suoi cancelli rossi che profumeranno in seguito di fragole e le imbarcazioni gialle che attraversano il fiume Mersey, e poi Londra e le sue case dell'infanzia appartengono a questa dimensione emotiva. La Liverpool che accoglie il piccolo McCartney è una città piegata in ginocchio da circa 80 raid aerei, concentratesi in un anno, l'anno prima della sua nascita. Raid che in totale uccideranno 2.716 persone. E finite la guerra, migliaia di persone a Liverpool sono costrette a vivere in prefabbricati, in piccole palazzine a uno o due piani. E Paul trascorre proprio in queste palazzine la sua infanzia, ne cambia tante. La prima che ricordi è al numero 72 di Western Avenue, nel difficile quartiere di Speke. Poi si trasferirà in Sir Thomas White Gardens, vicino Everton, e ancora al numero 12 di Hardwick Road. Nel 1955, quando Paul ha appena 13 anni, i genitori si trasferiscono di nuovo, questa volta sarà la sua ultima, al numero 20 di Fothwyn Road, nella zona residenziale di Allerton, che è un sobborgo più vicino al centro, più sicuro e tranquillo di Speke. È una villetta schiera, a due piani, risalente agli anni 20 del secolo scorso, oggi museo aperto al pubblico e gestito dal National Trust, è un ente che si occupa della conservazione dei luoghi di interesse storico e naturalistico. La casa di Fothwyn Road è la casa dei sogni di Paul. Da una porta a vetri, con vicino un piccolo albero, si entra in un minuscolo ingresso che a sinistra conduce nel soggiorno, separato da una porta dalla sala da pranzo che affaccia sul rete e che si collega poi con la cucina, con un corridoio e di nuovo con un ingresso. Tutto questo crea un cerchio. La circolarità di questa casa è rimasta impressa in McCartney, al punto che nella maggior parte delle abitazioni che avrà anche in seguito, mantiene nel progettarle questa caratteristica a giro tondo. La struttura di Half Full of the Sun, una delle sue prime canzoni, composta a 16 anni, proprio qui a Fothwyn Road, riflette questa circolarità, con strofe e middle eight che riportano al punto di partenza. Per Paul, la casa di Fothwyn Road, nonostante la scomparsa della madre Mara, rappresenta uno dei suoi più cari luoghi dei ricordi, dell'infanzia, dell'inizio, del sogno. Paul e John non vanno a scuola, si appropriano del pianoforte del papà di Paul, Jim, che la mattina lavora alla borsa del cotone, e insieme iniziano a suonare, suonano continuamente, e qui nascono That's My Woman, Keep Looking That Way, Just Fun, Too Bad, Bad Sorrows, e brani strumentali come Looking Glass, Winston Walk, e capolavori, sì, capolavori come Love Me Do, I Saw Her Standing There, Please Please Me, When I Exist Before, I'll Follow the Sun. Come vi dicevo, quest'ultima composta dal solo Paul proprio qui. Pensate che nel 2005, Paul, nel suo album Chaos and Creation, The Backyard, riprende una vecchia foto che lo ritrae nel giardino di Fothwyn Road, riappropriandosi nel 2005 ancora una volta dei suoi luoghi della memoria. I Beatles nel 1963 arrivano a Londra, dopo aver conquistato Liverpool, vanno alla conquista di Londra. Paul va a vivere con la sua fidanzata Jean Asher, dove? In Wimpole Street, al numero 57, nel quartiere di Westland, in una grande casa georgiana di sei piani, con uno scantinato che diventa il nuovo luogo di ritrovo suo e di John dove comporre. Una Fothwyn Road che si sposta a Londra. La strada dove vivono gli Asher è ricca di richiami storici e letterari. Pensate che Virginia Woolf la descrive come la più prestigiosa di Londra. Il pittore belga René Magritte, tanto caro anche a proprio a McCartney, tra i massimi esponenti del surrealismo, ci ha vissuto nel 1937, come lo scrittore inglese Arthur Conan Doyle. Il numero 50 invece ha accolto la poetessa inglese Elizabeth Barrow, moglie del poeta Robert Browning. Quindi quest'alone di storia e di cultura che avvolge Wimpole Street stimola
la creatività di Paul McCartney, che qui, nella casa della famiglia Asher, compone brani che sono entrati nell'immaginario collettivo di più generazioni nella storia, come Hand All Over, Everything, Henry Rugby, I Just Seen Her Face, You Want To See Me, I'm Looking For Truth, e soprattutto Paul qui compone Yesterday, su un pianoforte in mansarda, un luogo che lo fa sentire un vero bohemien, con affaccio sul retro di questa grande casa. Subito dopo Paul, sempre a Londra, però ha bisogno di un suo nido, un suo nuovo nido, alto luogo della memoria, che ricorrerà sempre nella produzione di Paul. Acquista una casa georgiana a tre piani a Cavendish Avenue, in St. John's Wood, dove, vicino agli studi di Abbey Road, che lui raggiunge a piedi in meno di 5 minuti. Perché? Perché questo gli permette di fare degli straordinari e registrare subito idee che gli vengono in mente anche durante la notte. Anche qui allestisce una sua grande stanza della musica, che darà i Natali a capolavori come Penny Lane, Getting Better e Jude, e alla maggior parte di quelli racchiusi in Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Luoghi della memoria, la sua Liverpool, la Londra conquistata grazie anche alla Sweeney London, che crea i Beatles e Paul, e che viene creata dai Beatles e soprattutto da Paul McCartney in coppia con Gene Asher. Ma un altro luogo della memoria che ricorre nella favola Beatles è un oggetto con quattro ruote, è l'autobus. Paul vede per la prima volta George Harrison nel 1954, proprio sul piano superiore di un bus che lo conduce ogni giorno al centro di Liverpool Institute, alla scuola. Insieme fanno lo stesso tragitto, dura più o meno un'ora all'andata e un'ora al ritorno. Paul sale una fermata prima, George a quella dopo. I due si annusano, si vedono, iniziano a parlare di musica, di dischi, di blues, e nasce la prima scintilla che porterà alla creazione di Fab Four. Da quando è piccolo però Paul McCartney trascorre ore e ore negli autobus per andare a scuola, e l'autobus per lui è libertà, è stare da solo con se stessi, un luogo di piccole trasgressioni, come il fumare la pipa a mo' di poeta bohemien, immaginando di essere il poeta Dylan Thomas intento a leggere le commedie di Samuel Beckett o di Tennessee Williams. Nel bus lui immagina, sogna, il mondo visto dal secondo piano di un Magical Mystery Bus, e vedete quante cose ricorrono sempre nei Beatles. Gli è sempre sembrato più bello. Molti stati d'animo e molti personaggi delle sue canzoni sono nati proprio da questa osservazione distaccata, da questa visuale dall'alto, come descriverà in quel flashback nostalgico di parole e musica che è Penny Lane, o in A Day in the Life, Made the Bus in Second Flat, Find My Way Upstairs, And Had the Smoke and Somebody Spoke and I Went into Dream, preso l'autobus in pochi secondi, sono salito al secondo piano a fare una fumata, qualcuno parlava e sono entrato in un sogno. La zona di Penny Lane è la tratta di tanti autobus che lì fanno capolinea, rotta obbligatoria per il centro, che entra nella leggenda del Fab Four con un brano dedicato. E la leggenda ancora narra che di notte, su un autobus fermo allo stazionamento, George suona davanti a John come provino per entrare nei Quarrymen. Paul e John cominciano a scrivere From Me to You proprio in un bus durante il loro tour con la cantante Helen Shapiro. Nel destino dei Beatles sono due i locali seminterrati che diventano la loro casa. Il primo è il Casbah Club dell'anglo-indiana Mona Best, il secondo si trova in centro, al numero 10 di Matthew Street, il Cavern Club. La scritta Where It All Began, dove tutto ebbe inizio, campeggia sopra l'ingresso del Cavern. Rivendica con orgoglio i Natali, il posto che tenne a battesimo in questo sacrario pagano la più grande band della storia. Il popolo dei Beatles, ancora oggi, da ogni parte del mondo, si reca in pellegrinaggio per rendere omaggio a questi quattro messie della musica, ai loro luoghi, agli attori anche non protagonisti di questa grande fiaba musicale. Ma la scritta sul Cavern alla fine è un'illusione. Quello che attira milioni di fedeli da tutto il mondo è solo una ricostruzione, perché il vero locale fu raso al suolo nel 1973 per far posto a un parcheggio, a un condotto di ventilazione per la metropolitana. Dopo la morte di John, il comune di Liverpool nel 1984 decise di ricostruirlo il Cavern, spostandolo da una decina di metri dalla vera ubicazione, quindi dal numero 8 al numero 10, però riutilizzando i mattoni dello stabile originario, ben 15.000. A un visitatore più lucido, meno coinvolto, quindi sembra di trovarsi di fronte a una piramide di Giza o a una tomba azteca ricostruita in un parco giochi di Orlando. Pure illusione, anche se citando Demostene alla fine, l'uomo crede vero ciò che desidera. Il luogo dove tutto ebbe realmente inizio, come ha confermato più volte lo stesso Paul McCartney,
esiste ed ancora oggi è inalterato. Dista 15 minuti di macchina dal Caven, lontano dal luccichio per turisti della Beetsland, immersi in un paesaggio tipico della campagna inglese, al numero 8 di Hammond's Greens, nel West Derby. Lì c'è la vecchia casa di Monabest, un tipico edificio vittoriano costruito nel 1860, la cui cantina divenne il Casbah Club, dove prima del periodo di Amburgo, prima del Caven, John, Paul, George e poi Pete, figlia della proprietaria, mossero i primi passi. I Quarrymen, prima dei Beatles, suoneranno qui 7 volte, e tutte tra l'agosto e l'ottobre del 59, mentre i Beatles ben 37 volte, dal 60 al 61. Io ho avuto il privilegio di essere accompagnato nei locali del Casbah Club da Pete Best in persona, e tutto il reportage riportato nel libro, e con i muri che ancora profumano dei dipinti fatti da George, Paul e John, con le loro firme e i loro autografi, scolpiti e graffiati con i loro coltellini nel muro. In questo scandinato a conduzione familiare allora, dove l'umidità si mescolava al sudore ai sogni dei ragazzi di allora, e dove ancora oggi qualcuno giura ogni tanto di scorgere all'imbrunire Paul McCartney in visita in incognito, proprio qui, dove tutto ebbe inizio, The True Beginning, sotto il dipinto di un cielo stellato, dipinto proprio dai Beatles, in un umido scantinato che se non si fosse trasformato in un live club, non si sarebbero riformati i Quarrymen, e quindi neanche i Beatles. Naturalmente poi c'è il Cavern, nei luoghi della leggenda, 18 ripidi scalini di pietra che portavano in questo scandinato, che era un ex magazzino di prodotti agricoli di vino e alcolici, un insieme di cantine che venne trasformato durante la guerra in un rifugio antiaereo. Ma importanti anche sono i locali di Amburgo, dove i Beatles si sono fatti le ossa, dove i Beatles sono diventati i Beatles, sia nel nome che nei fatti. Il Kaiser Keller, l'Indra, il Top Ten. Il 17 agosto del 60, proprio dall'Indra, i Beatles iniziano gli Hamburg Days, una serie di 281 concerti per un totale di più di 800 ore live che creeranno il sound e il modo di stare sul palco di coloro i quali hanno cambiato la musica popolare contemporanea. Le case, gli autobus, gli scantinati adibiti a locali sono tutti luoghi della memoria dei Beatles, ma in primis di Paul McCartney, come una fetta di apple pie fatta con le mele verdi Granny Smith, che in qualche modo furono riprese anche da Magritte in alcuni suoi dipinti che ispireranno Paul e gli altri per la creazione del famoso logo della Apple. E ancora una strada con il suo barbiere, con la caserma dei vigili del fuoco, l'odore dei fish and chips e dei papaveri in Penny Lane. Luoghi della memoria come un nome su una lapide, Eleanor Rigby, o un cancello rosso dell'orfanotrofio dell'esercito della salvezza che nei sogni e nella fantasia dei ragazzi diventa Strawberry Fields Forever. Luoghi della memoria come un viaggio in autobus, in un magico mystery bus, evocando amici e amori, come narrano in In My Life. Questi luoghi per Paul sono stati una calda coperta, un rifugio dove rannicchiarsi in cerca di ispirazione e di serenità, allora come oggi. Naturalmente questo e tantissimo, tantissimo altro, raccontato egregiamente da Michelangelo Iossa e Riccardo Russino, sotto la supervisione di The Chief, Ezio Guaidamacchi per la Epli, troverete in questo nostro sincero e appassionato omaggio a Sir Paul McCartney per i suoi primi 80 anni.